Se vuoi puoi prendere il centro. Buonasera. Chi di recente ha seguito le serate dell'estate sanpaolese avrà notato la mia presenza anche in altri contesti. Non vi preoccupate, non voglio togliere il lavoro a nessuno. Questa sera in modo particolare sono qui come membro della Desa Leo e per il caro amico Alfredo, che grazie alla sua costanza è riuscito a realizzare un altro piccolo capolavoro. Per il terzo anno consecutivo siamo qui riuniti ad attendere. I nostri sguardi confluiscono in un'unica direzione. Siamo qui per vedere tutti insieme la nostra storia. Riuscire a tuffarsi nel passato è una sensazione bellissima. È come rivivere attimi che non ci appartengono, ma che hanno permesso a noi tutti, indistintamente, di realizzare un nostro percorso. La Desa Leo Production Entertainment è oggi un'associazione culturale che ha aperto i suoi confini a chiunque volesse collaborare e realizzare qualcosa per San Paolo. Ormai i DVD realizzati negli anni precedenti hanno raggiunto i posti più impensabili. Sono in tutte le nostre case e non se ne può fare a meno di averne uno. Il primo volume aveva come tema le comitive, il paese, i funerali, le strade, la storia del paese. Il secondo volume abbiamo trattato i matrimoni, le scuole, i mestieri. E questa sera, in anteprima assoluta, vedremo le feste e i riti religiosi, con una vera e propria chicca, un filmato in Super 8 mm che riguarda la festa di Sant'Antonio di Padova, nostro santo patrono. Non sono amante dei complimenti e delle lusinghe, ma Alfredo li merita tutti. Dalla sua passione per le foto, dal suo modo concreto di fare, di gestire i rapporti con ognuno, dalla sua tenacia è stato possibile rendere un ricordo particolare in un ricordo globale. Una semplice raccolta di foto si è trasformata in 67.660 files, tramite i quali verranno realizzati DVD tematici, come il 1 maggio, il 4 novembre e uno spazio interamente dedicato agli emigranti. La Desa Leo quest'anno si è impegnata in un concorso fotografico che abbiamo potuto ammirare in torretta e proprio questa sera vedrà la fase conclusiva con una premiazione. Considerato che il sottoscritto fa parte della Desa Leo, non poteva non essere impegnata anche nella raccolta firme per la Chiesa di San Nicola, candidata al sesto censimento I Luoghi del Cuore, indetto dal FAI. Nell'angolo alla sinistra, alla mia sinistra, c'è una postazione dove chi non ha ancora firmato può farlo. Prima di concludere vorrei sottolineare l'ultima impresa della Desa Leo. Verrà realizzato un mensile, San Paolo racconta. Potremo essere sempre informati sugli avvenimenti locali. Verrà dato il giusto spazio ad ogni argomento, dalle cose più banali a quelle più serie. Ed ora posso dirvi che sono aperte le iscrizioni alla Desa Leo e nel tesseramento annuale sarà compreso il nuovo DVD, il calendario 2013, con le foto di San Paolo, il giornalino ed uno sconto sull'acquisto dei DVD precedenti. Un effetto del genere dove la trovate? Io sono stato uno dei primi a venire in contatto con questo mondo e ne sono rimasto affascinato. Mi auguro che ognuno di voi possa sentirsi coinvolto in questa nuova avventura. Tutto grazie ad Alfredo, che stimo sia come amico che come persona, a prescindere dalle sue idee folli. Ringrazio anche le autorità qui presenti, in modo particolare il sindaco, il presidente del consiglio comunale, i responsabili del servizio della polizia municipale e in particolare tutti coloro che hanno aperto i loro album fornendoci le loro foto. Hanno così permesso di realizzare tutto questo. Bene, io vi saluto, vi auguro una buona visione. Grazie. Allora adesso vorrei qui sul palco il sindaco. Quindi un applauso al sindaco di San Paolo di Civitate, l'architetto Jenny Berna, che dirà due parole per noi. Ti passo quest'altro microfono. A te Jenny. In ritardo, vedo che per fortuna anche questa sera siamo numerosi, quindi vuol dire che anche questa estate sanpaolese che sta volgendo al termine è ben riuscita. Siamo ormai a pochi giorni dalla fine, devo dire che anche quest'anno abbiamo avuto numerosissime presenze, soprattutto anche dai paesi limitrofi, e abbiamo cercato di allietare al meglio le serate di chi è venuto a trascorrere qualche giornata qui insieme a noi. Permettetemi a tal proposito di ringraziare tutti quelli che hanno permesso la buona riuscita di questa estate sanpaolese. Prima di tutto voglio ringraziare proprio Alfredo De Santo con la Desa Leo, perché
oltre a questa serata ci ha dato una mano per organizzare tantissime altre serate, quindi è stato quasi sempre presente con noi anche nell'organizzazione. Poi voglio ringraziare la Protezione Civile che ci ha dato una grandissima mano, i vigili urbani, tutti quanti quelli che hanno permesso la buona riuscita. E poi non per ultimo voglio ringraziare il delegato alla cultura, Maria Rita Cordone, che è qui con noi, perché vi posso assicurare che non è assolutamente facile mettere d'accordo tante persone, forse anzi è la cosa più difficile quando bisogna organizzare tra i vari esercizi commerciali, tra le varie serate che dobbiamo organizzare anche noi, vi posso assicurare che è sempre molto molto difficile. Io questa sera vorrei chiedere 2 minuti ad Alfredo, perché ritengo, visto che vedo tantissime persone, vorrei chiarire qualcosa, perché ho sempre pensato che chi amministra non deve mai cadere in polemica e non deve mai accettare le provocazioni, però ritengo pure che quando poi si supera la misura della decenza, beh, credo che allora qualche piccolo chiarimento bisogna anche farlo. C'è qualcuno che non ha, credo, mai dato nulla per questo paese e che viene qui per trascorrere sì e no 2 o 3 giorni del proprio anno e che ce lo ritroviamo qui a, io direi quasi a superare la propria frustrazione, perché quando si getta veleno come lo si sta gettando in questi giorni e quando si offende questo paese come lo si sta offendendo, beh, credo che non si può star più zitti. San Paolo è sicuramente un paese che ha tantissime difficoltà, ne ha come tanti paesi, e sta cercando di superarle man mano, così come le hanno anche le aziende di questo comune e che giorno dopo giorno cercano di sopravvivere. Ma sicuramente, amici, questo non è un paese né da terzo mondo, come qualcuno lo ha definito, e non è neanche un paese morto, è un paese vivissimo, e io voglio tanto sperare che questi personaggi rimangano tanto più a lungo nei loro tanto decantati paesi civili del nord, perché noi di questi personaggi che stanno solo distruggere non sappiamo veramente cosa farci. Vorrei anche, ma giusto 2 minuti, ricordare a chi si sta scoprendo in questi giorni amante della cultura e della storia sanpaolese che negli anni ci sono stati alcuni fessi, chiaramente questi si scoprono amanti stando però sempre tranquillamente seduti dietro una scrivania. Vorrei ricordare che in questi anni ci sono stati dei fessi che nel frattempo hanno liberato delle fosse granaie che erano state ricoperte da anni e che addirittura erano state riempite di terra, hanno riportato alla luce una torretta che oggi è diventata un contenitore per eventi culturali che credo che ci invidiano in tantissimi, stanno riaprendo un museo archeologico e hanno riportato alla luce degli affreschi che erano stati intonacati, hanno dato 100.000 euro di finanziamento alla chiesa di San Paolo per il restauro, tra qualche giorno andremo a iniziare i lavori al Parco della Rimembranza e andremo a ricreare un nuovo angolo alla vecchia piazza dell'Abbeveratoio. Quindi credo che sicuramente si poteva fare tanto tanto di più e si poteva fare sicuramente meglio, però io aspetto all'opera queste persone che sanno solo ponteggiare, mettersi in prima fila e in risalto quando c'è solo da scrivere su Facebook, ma poi quando c'è da rimboccarsi le maniche ho l'impressione, e questo l'ha visto anche il nostro amico Enzo Zampino, che poi di persone che veramente si rimboccano le mani ce ne sono veramente poche. Quindi noi accettiamo consigli da tutti e accettiamo e appoggiamo tutte le iniziative che sono interessanti e utili per questo paese, ma non accettiamo lezioni da chi non ha né i numeri e né le capacità per darle, perché queste persone le aspettiamo alla prova quando poi veramente scendono in campo e cominciano a lavorare. E un minuto solo volevo chiarire qualcosa, perché non mi tiro indietro neanche sul problema Basole di Corso Umberto, perché anche su questo si è stata fatta tanta polemica e si è scritto tanto. Dovete sapere che qualche giorno fa dei cittadini di San Paolo avevano le cantine su Corso Umberto che erano piene di liquami, ci hanno chiamato e ci hanno detto: vieni un po' a vedere che cosa sta succedendo a Corso Umberto. Abbiamo chiamato l'acquedotto e attraverso una video ispezione ci siamo resi conto che c'erano i tubi
che erano tutti rotti e i liquami si riversavano nel terreno. E allora siamo comunque dovuti intervenire assolutamente, anche per problemi igienici. Sono iniziati i lavori e ci si è resi conto che purtroppo la tubazione da sostituire era molto più lunga di quella che avevamo preventivato. I signori dell'acquedotto sono venuti da me e hanno detto: guardi sindaco, noi non abbiamo risorse a sufficienza per poter fare tutta la tubazione, anche perché le basole, che purtroppo nel frattempo sono state cementate, perché dovete sapere che gli stessi che oggi scrivono a favore delle basole poi sono gli stessi che fino a qualche mese fa hanno denunziato il comune perché sulle basole dissestate si rompevano i piedi. Ed allora sono state quelle basole cementate per cercare di non far cadere le persone. Mi è stato detto dall'impresa, di questo io non ne sono certo e poi lo andremo a verificare, che le basole man mano che si andavano a togliere si rompevano. E mi è stato detto: guardi sindaco, noi non abbiamo la possibilità di sostituirle tutte, quindi noi ci siamo accollati la spesa di dover sostituire dell'asfalto, del cemento, come è stato fatto per anni e nessuno si è mai, non mi sembra che avete visto mai nessuna sommossa, perché qui c'erano tutte le basole e oggi c'è l'asfalto. Noi abbiamo acquistato per circa 9.000 euro, e vi posso assicurare che oggi spendere 9.000 euro per il bilancio comunale di San Paolo non è cosa facile. Abbiamo acquistato delle basole di pietra nuove. Sono onesto, non lo so se togliendo le basole con più accortezza se ne poteva recuperare qualcuno in più, io questo non lo so, non è che potevo essere lì sul posto, questo è stato un mandato che ho dato all'ufficio tecnico, però vi posso assicurare che non c'è nessuna basola in nessun giardino, come qualche idiota ha scritto, scusate il termine, e nemmeno in nessuna villa di nessun altro. Le basole purtroppo sono state sostituite perché si sono rotte e quindi noi non potevamo fare diversamente. Io vi chiedo scusa per lo sfogo e vi ringrazio e buona serata. Armiento. Per la fotografia via San Nicola vista da un bambino, motivazione per lo spaccato di vita ben realizzato e per l'intensità del bianco e nero e relativo contrasto. Auguri a te e auguri per il tuo futuro. Grazie. Sì, grazie. Pure le scatole strappa. Adesso chiamiamo il secondo classificato, che è Luca Giglio, per la fotografia Noia San Paolese. La motivazione è questa: per l'idea originale e all'inquadratura tecnica della regola dei terzi. Consegna il premio il Presidente del Consiglio, Maria Rita Cordone. Maria Rita, se ti è più comodo salire da questa... Aspetta. Sì, visto che devi fare la valletta, però non strappare la scatola perché sennò... Un applauso a Luca Giglio, secondo classificato per la fotografia Noia San Paolese. Mi raccomando. Terzo classificato, Titti Montenero, per la fotografia Il tempo passa. No, il premio il presidente della De Saleo. Manco se non lo sapeva, figurati. Motivazione: la foto realistica e immagine pulita in un contrasto ben equilibrato. Titti Montenero, grazie a te. E adesso facciamo una premiazione per un pari merito. Premio sezione paesaggistica CEA. Pari merito ad Alessio Schiavone per la fotografia Il Torrione. Bravo Alessio. Premio adesso il dottor Enzo Zampino, componente della De Saleo. Posso chiamare anche gli altri, visto che è un pari merito. Chiamiamo anche Albo Pennacchia per la fotografia Tramonto sul Fortore. Diamo le motivazioni. Il primo per il corretto uso della regola dei terzi ed ottimo contrasto, ben delimitati.
progressiva ben allineata, il secondo per l'ottima scelta dei colori. Un applauso quindi ad Alessio Schiavone e Albo Pennacchia. Intanto si prepari Gino Ferrante qui sul palco e anche il professor Matteo Delle Vergini, grazie. Premiamo adesso per la sezione Photoshop Art, Joker Pubblicità, Bianchi Paolo per la fotografia No War. Paolo dovrebbe essere da queste parti o non c'è? Ci fate un segno. Sezione per l'insieme degli elementi. Sì, no, non mi muovo. Vincenzo, questa è quella foto... No, posso chiedere una cosa a Vincenzo? Sì. Questa è quella foto che per puro caso non aveva nome e cognome sotto. Non è quella, no. C'è sto microfono che sta facendo tanto di quelle... Prendilo in mano. No, no, va bene così, va bene così. No, no, va bene così. È l'asta che fa rumore. E non faccio, non tocco niente, così non faccio il rumore. No. Mi dà fastidio, va bene così. Mi impicciano i fili, prima ho rischiato brutto. Allora, eh sì, lui ha la serata. Premio speciale del Saleo a Lucchese Donato, ritirato da Lucchese Vincenzo, quale più giovane partecipante? No, non è questo. Mi volete dare l'ordine? Questo è per la Joker Pubblicità. Di Paolo, tu hai ritirato quella di Paolo. Ok. Allora, grazie a Vincenzo per aver ritirato il premio che va a Bianchi Paolo per la fotografia No War, motivazione per l'insieme degli elementi. Premio speciale De Saleo, Luigi Zampino e Arduino Orziero. Consegna Luigi Ferrante della De Saleo. Dovremmo fare l'ultima premiazione? Lucchese Donato c'è, io l'avevo visto prima qua vicino. Lucchese Donato? Arriva la chioma più bella di San Paolo. Lucchese Donato, motivazione, quale più giovane partecipante al concorso fotografico? Consegna il premio il professor Matteo Delle Vergini. Bene, così abbiamo terminato con le nostre premiazioni e a questo punto, se Dio ce la manda buona perché noi abbiamo una fortuna sfacciata, ogni volta che mandiamo i CD si bloccano. Li abbiamo provati tutti il pomeriggio, tu tieni le corna così, scongiuri contro scongiuri. Vogliamo fare la prima prova, Alfredo? O andiamo direttamente? Allora... Io vi auguro la buona visione, poi eventualmente ci risentiremo tra la prima e seconda parte. Ci risentiremo sia con gli altri interventi canori di Anna e poi con l'altro nostro concittadino che ci sarà tra il primo e il secondo tempo. Non vi dico chi sarà perché sarà una sorpresa. Spegnere le luci. Il presidente dice di no. Che noi raccogliamo sempre delle foto vecchie. Foto che ci ricordino la vecchia San Paolo di una volta, di cui c'è ancora qualche novità, novità di questo tipo: chi ha filmati vecchi filmati di una volta, tentiamo di raccoglierli e di riproporli insieme, facendo vedere un po' tutti quanti. Allora, qualche impressione ancora, grazie zio Vincenzo, grazie. Vediamo un po', signora, è piaciuto il filmato? Sì, sì. Anche un po' emozionante. Passato. È bellissimo. Vittorio, che dici? Bellissimo, ringrazio tutti voi. Una bella organizzazione. Vogliamo fare ancora un applauso alla De Saleo.
Un applauso ancora. Ecco, c'era una signora che mi chiede qualcosa. Ci dico. Ah, ecco, non mi ricordo. Sa. Quante città per conoscerci hanno chiesto tu di dove sei? La risposta sempre uguale, con un po' di malinconia, tanta nostalgia, orgoglio e dignità. Pugliese, San Paolo di Cittate, un piccolo paese, di lui conservo grandi ricordi. Sappiate che anche noi, coi nostri primi passi, calpestavamo queste strade. Magari a piedi nudi, i cavazzoni chi spallato, e bettuni ci giugammo sti cavo. Con 4 lire in tasca ci sentivamo ricchi, quando iem a rubai vuli. Quel che possiamo dire alle nuove generazioni, è stato meraviglioso vivere così. Siamo quelli che chiamate ciaone, perché quando parliamo di tutto noi mischiamo, mo San Paolo se non ci scordiamo mai. Non basta una canzone per potervi raccontare quale prezzo noi paghiamo per capire questa vita. Noi non siamo mai fuggiti, non abbiamo mai tradito, siamo andati per sostegno o per necessità. E a chi è rimasto qui, lasciato un po' di posto, San Paolo si può servire anche così. Non abbiamo perso mai l'originalità, siamo un po' come si dice, present and proof of use. Se abbiamo vinto o perso andando via da qui, nessuno di noi lo saprà mai. Ma abbiamo ancora qui 1000 ricordi di gioventù, quando nella villa fare su e giù, alla migliore età che non si piange mai, cercavamo il primo amore. Siamo quelli che chiamate ciaone, perché quando parliamo di tutto noi mischiamo, mo San Paolo se non ci scordiamo mai. Anche se ci chiamate ciaone, teneteci un po' di posto, prima o poi in qualche modo tanti di noi ritorneranno.
qui. Complimenti a Fernando Costante, devo dire che è un testo bellissimo, complimenti veramente, secondo me ti richiederanno il bis. C'è una frase che mi ha colpito verso la fine, a parte quella dei pazienti profetici, cioè quello ci contraddistingue sempre. Sì. Prima ho detto che non abbiamo perso l'originalità, quindi l'originalità è quella, siamo tutti. Pazienti profetici. Certo, e se no che originali siamo. Poi c'era l'altra frase che mi ha colpito quando hai detto che nonostante siete tutti ciao né, il vostro grande desiderio è quello comunque di ritornare a San Paolo e restarci per sempre. Questo è l'augurio che vi facciamo noi con la speranza che i nostri sanpaolesi ritornino nel proprio paese di origine, ma per sempre questa volta, non solo in vacanza. Grazie Fernando, ci vediamo dopo. Adesso chiamo il professore Matteo Delle Vergini che deve fare un appello, poi ci sarà la seconda parte del film, poi non andate via perché... c'è la Anna Miriam che deve cantare, perché è venuta qui per cantare, ha una voce bellissima, quindi dopo del filmato, della seconda parte, riascolteremo Anna. Sì, io forse passerò la storia per quello degli appelli. Nella seconda parte che stiamo per vedere, ho fatto il commento anche a tutte le altre feste. Guarda caso però, è mancata una fotografia, per farvi vedere anche la festa che è la più semplice di quelle che si svolgono a San Paolo, la festa della Madonna del Carmine, che passa un po' sotto silenzio. Bene, purtroppo quella non l'abbiamo potuta mandare in onda, proprio perché ci è mancata una fotografia. Ecco l'appello. Se qualcuno dispone di qualche fotografia, la Desaleo fa ancora in tempo a inserirla nel DVD che vedremo in altre circostanze. Per cui, se qualcuno dispone di una fotografia, la faccia capitare al nostro presidente della Desaleo, cioè ad Alfredo. Grazie comunque in anticipo. Grazie per l'appello di Matteo e adesso possiamo passare alla seconda parte del film. Siamo pronti, Alfredo? Possiamo abbassare le luci? Grazie, Giovanni. Allora, ti rubo solo due minuti. Ti rubo solo due minuti perché dopo c'è una bravissima cantante. Spero che la serata sia stata di vostro gradimento e che sia riuscito a trasmettervi le stesse emozioni e sensazioni che provo io quando monto questi filmati. Perché guardate che è una cosa bellissima anche per me, che vado a montare pezzo pezzo, fotografia per fotografia, l'ingrandimento, perché voi adesso vedete il risultato finale, ma dietro a questo qua c'è anche un bel po' di lavoro, perché la fotografia, voi vedete solo il pezzo che io vi faccio vedere, ma ci sono altre cose che dobbiamo eliminare, dobbiamo non far vedere. Lo scopo di questi lavori è quello di far rivedere le esperienze, le emozioni e le tradizioni che fanno riaffiorare nella mente di ognuno di noi i ricordi legati alle nostre famiglie, agli amici e agli amori, ma soprattutto quelli legati all'amata nostra terra, a questo piccolo paese che io ho definito un piccolo paese ma con grandi ricordi, che ha sempre donato a tutti noi momenti indimenticabili,
anche grazie alla disponibilità di tutti i cittadini che si prodigano ogni anno e con compiti diversi a realizzare queste bellissime serate. Negli ultimi 3 anni questo progetto, nato per caso, è cresciuto ogni giorno in più, trovando intorno a me sempre più crescente partecipazione e collaborazione da parte di tutti voi. Questo filmato è l'ultimo lavoro del ciclo Come eravamo e come siamo. Ringrazio tutti i collaboratori e non voglio fare i nomi perché non sono più collaboratori ma sono amici, che mi hanno sostenuto e qualche volta anche incoraggiato, perché vedete, ci sono anche momenti in cui uno dice ma che mo fa, insomma, tanto qua ci rimetto tempo e soldi. Però questo era quello che io mi sentivo di dirvi. Buonasera da tutti e speriamo che ci vedremo qualche altra volta. Sempre molto modesto, lui ha deciso di non lavorare più, ma deve fare prima i conti con noi, visto che fino adesso abbiamo lavorato tantissimo, quindi voi continuate a mandarci le foto che poi ci pensiamo noi. Adesso io vi lascio in compagnia della bravissima e bellissima Anna, che finalmente può far sentire la sua voce. Anna, io mi sono appropriata indebitamente del tuo microfono, anche se avevo il microfono nostro, micraggio, però con due era un po' un macello, come al solito. Ci provo di nuovo, così almeno gli passo questo. Vai. Buonasera a tutti. Facciamo un applauso per tutto San Paolo qui. Allora, mi dicevano canti in playback, no. No. Assolutamente. No. Sì, vi facciamo un ringraziamento però all'amministrazione comunale, anche a Desaleo, giusto per Alla Desaleo e all'amministrazione comunale che questa sera okay. È tutta qui presente. Sicuramente okay. Sono impegnata, va sono bene. Boiano. Va bene, allora buon lavoro. Buonanotte a tutti, ci vediamo dopo, ciao. Ti do bene.